Ciao ragazzi, oggi parleremo come vendere l'estensione dentro i nostri negozi, come fare marketing di promozione. Io vi vorrei raccontare la mia storia, così è molto più facile e si può capire meglio, perché non è difficilissimo, ma ha bisogno di essere un po' di impegno, un po' di tempo. Quindi una delle cose importanti è una locandina qualsiasi. Noi abbiamo una vetrina nei nostri negozi dove potremo apporre una locandina sia esternamente sia internamente, dove comunicheremo un insieme di servizi. In questo caso adesso abbiamo in corso una locandina con le quattro tecniche di estescio, che sono a fusione, connettore, tessitura e biodesivi. Quindi hai un'opportunità di fare delle giornate promozionali a tuo piacimento, però prima di fare questo c'è da preparare dei contenuti. I contenuti non sono altro che raccontare con fotografie o con degli scritti quello che tu fai e quello che tu sei capace a fare, lavori più belli, eccetera. Allora, da questo punto di vista i social ci aiutano tantissimo, perché il passaparola funziona anche con i social. Allora, tutte queste nozioni le dobbiamo condividere o Facebook o Instagram. Quindi andiamo a creare quei contenuti che ci aiutano a far capire alla gente che cosa, chi siamo, o quanto siamo unici, eccetera. Ma una cosa molto interessante, quando parlo dei centri specializzati allungamento dei capelli, come si fa a diventare un centro specializzato? È molto molto semplice. Noi abbiamo a disposizione delle risorse gratuite e abbiamo la mappa di Google come azienda, dove noi mettiamo le nostre informazioni e chiediamo alle nostre clienti una recensione, perché attraverso quella recensione c'è un incremento nel tempo anche del 20% nella tua zona specifica. Allora, io come allungamento di capelli utilizzo questa tecnica, che è una tecnica molto semplice. Si creano questi prodotti di comunicazione e poi si comincia a postare dentro una pagina Facebook, una pagina Instagram. E poi ancora più mettere dentro questo luogo di Google, che ti dà anche l'opportunità di fare una specie di negozio dove tu puoi fare delle promozioni con una fotografia, una descrizione. Ma la cosa importante è non farlo una volta al mese. Questa è una cosa che va fatta tutti i giorni, sui social, Facebook, Instagram, tutti i giorni. Sulla mappa di Google è un po' più studiato, che è l'essenza di quello che noi facciamo, e lo mettiamo. Allora, noi poi, quando faremo un lavoro di estensio e avremo avuto l'opportunità di aver fatto tutta la formazione che mi dà l'opportunità di avere tutti i contenuti e non avere problemi da nessuna parte, quando avrai con la cliente entusiasta, gli manderai il link diretto per metterti una recensione. Questo meccanismo, se viene fatto tutti i giorni, può incrementare veramente il 20% ogni mese in più di servizi, di quello che tu parlerai di estensione, e avrai quella costante che finisce, perché quello è uno strumento fondamentale. Tutti noi, quando cerchiamo qualche cosa, mettiamo il telefonino e lui ci dice quello che c'è intorno a noi. Bene, grazie.
Spero di avervi dato un po' di illuminazione, quanti strumenti ci sono. Oggi ne abbiamo parlato di uno. Ci vediamo alle prossime puntate.